Buongiorno a tutti, direttore di Atra Sicilia, che ha il piacere qua di ospitare oggi questo evento che ha organizzato il Ministero dell'Ambiente dell'Ebra ed è appunto a far parte della consultazione pubblica sulla strategia marina, che è una procedura prevista dalla direttiva 2008 la 56, articolo 19 appunto prevede tutto questo processo sistematico e strutturato di consultazione pubblica che tutti gli stakeholder possono partecipare, quindi che sono portatori di interessi generali, partecipano quindi non soltanto alle procedure ma hanno anche il potere di poi di influenzare i programmi e la pianificazione definitiva. Per quanto riguarda Atra Sicilia ha avuto il privilegio di partecipare alle fasi preliminari che porteranno poi alla strategia del monitoraggio attraverso appunto un accordo di programma che è stato fatto tra Regione Sicilia e appunto EAPA, che ha svolto le sue attività, che ha chiuso pochi giorni fa, 30 mila, qualche mese fa, in collaborazione con l'Università. Non vi è dubbio che per la Sicilia le problematiche delle marine sono fondamentali e importanti, tant'è che all'interno di Atra Sicilia esiste una struttura complessa, l'ST3, proprio che si occupa di tutte le problematiche marine, e che è diretta dal dottore Ruvolo, e che ha curato appunto la prima parte, come ho detto, preliminare, che è disponibile, speriamo che appunto vengano portate avanti queste sinergie che possono quindi anche nella successiva fase portare avanti a una collaborazione. Io mi fermerei qui anche perché l'importante poi ci seguirà la tavola rotonda dove appunto si approfondiranno e parteciperanno per quanto riguarda tutti coloro che sono i coordinatori, anche che fanno parte dei gruppi di lavoro che definiranno, secondo quegli 11 poi rapportati a 7 direttivi, i programmi di monitoraggio. Vi ringrazio e do la parola alla dottoressa Moroni, che è appunto dell'ISPRA, che coordinerà le attività di oggi.